Bentornati voi che siete super tecnicamente fantastici, come Cristian Cerasso, l'utente più veloce dello scorso video. Ciao Cristian, chi per primo arriva a questo video. Super saluto nel prossimo video, video che parlerà della Team 50 White, altra bella mossa di Team. Ma prima, like, iscrizioni, campanellina qui per ricevere sempre in anteprima tutti i video, le nuove rubriche, le novità che sono in arrivo, le live che a breve avranno una cadenza fissa ancora e torneranno. E anche su Instagram ci sono tante live a sorpresa e tante cosine da fare insieme. Sotto e invece nella descrizione del video tutti i social per contattarmi, scrivete sempre in tanti, cerco sempre di rispondere a tutti, siete fantastici. Mi arrivano delle domande di ogni tipo, anche se mi dovete chiedere come accendere il router, chiedetemelo, io cerco sempre di rispondermi perché per me è importante essere sempre dalla parte degli utenti. Team incomincia a crescere, incomincia a essere un pochino più interessante dopo tante volte in cui io l'ho criticata e continuo ancora a criticarla in tante cose, però dopo questo discorso, da quando c'è stato il giga gratis per questo cambio per la nostra umanità e per questo futuro sempre più difficile, ha regalato i giga e ha incominciato a proporre qualche tariffa a basso costo, ad abbassare un po' le creste. E secondo me può essere il vero avversario di Iliad nel futuro, nel senso, pensavo più V3 come mentalità, però se continua così è ancora acerba. In questo momento vedo Team più vicina, che incomincia a fare dei prezzi più concorrenziali, essere un po' più vicino all'utente, al cliente. Questo può essere un segnale di cui Iliad deve stare attenta, perché potrebbe appunto insidiare anche un pochino copiare. Io avevo sempre detto, se copieranno la mentalità di Iliad potranno competere un po' di più. Questo è il discorso, anche se non la raggiungono magari nella tipologia di mentalità, perché Iliad è proprio una mentalità diversa, vedete, non fa tante tariffe, trasparenza, ti do un servizio che funziona, non ho bisogno di stravolgere tutto. Però secondo me Team sta facendo le mosse giuste, pur con la sua mentalità più tariffe, più opzioni, però un po' più vicino agli utenti, un po' più il prezzo. Questa Team 50 White, voi pensate, non è ufficiale ancora, non si sa se arriverà, io tendo a dirlo, è una notizia che potrebbe essere imminente, questa tariffa poi magari non ci sarà, però fonti dicono che questa tariffa, questa opzione tariffaria è molto vicina, sarà proposta a tantissimi clienti selezionati, ma saranno comunque poi tanti, non è detto di essere un cliente vecchio, può essere anche un cliente più nuovo, diciamo, che non è tantissimo, che è rientrato o è passato a Team. Si tratta di 50 giga a 1,99 euro in più al mese, quindi se finite i giga o volete comprare questa opzione prima che vi finiscono i giga, adesso bisogna vedere se è un restart a 1,99 o se la potete già acquistare e poi usufruirne subito appena finiscono i vostri giga. Chiaramente se non finiscono rischiate poi di comprare un'opzione che non sfruttate, quindi poi bisogna vedere com'è il meccanismo, però secondo me 50 giga in più a 1,99 è una bomba, è veramente una bomba. Ecco, questa è un'altra cosa che mi fa vedere questo piccolo passo in avanti, cioè 50 giga a cioè voi pensate che Omobile ha proposto 100 giga a 12,99 poi 14,99 non in promozione, ne danno 50 a 1,99, questo è il prezzo giusto, questo addirittura è un sottocosto, cioè anche se era 3,99 poteva andare bene, 3-4 euro ci poteva stare, a 1,99 è must, no? È the best. E quindi un'opzione tariffaria, non c'è tanto da dire, sarà attivabile e voi finiti giga l'attivate, oppure l'attivate prima se siete sicuri di andare oltre, perché poi se sapete di avere un consumo, cioè praticamente vi faccio un piccolo calcolino: se voi avete un'offerta da 5,99 con i 50 giga, no, passate a 7,99 con 100 giga più le chiamate, ok? Quindi diventerebbe, con due calcoli veloce, a sotto gli 8 euro, a 7,80, qualcosa del genere, 7,80, 7,90, una tariffa bomba. Non ce l'ha neanche la buona, che costa 8 e qualcosa, con i 100 giga, con i limiti di banda, proprio di Team, a sotto gli 8 euro con 100 giga. Cioè, che con le chiamate, quando ho mobile vi dai 100 giga, 12,99 senza neanche le chiamate incluse. Quindi, cioè, voi capite che poi ci sono l'operatore virtuale contro operatore. Cioè, sarebbe veramente una tariffa, cioè 100 giga, 7,99, ragazzi, secondo me potrebbe essere la migliore. Con l'opzione aggiunta diventerebbe composta, se voi avete una tariffa con già 50 giga, adesso io sto dicendo, poi uno ce l'ha da 30, diventano 80. Ovviamente limiti di banda 30 mega, non mi interessa, 1,99, accetto limiti di banda, a me non mi piacciono, sono contro i vincoli, prenderei Team e li spezzerei la T, no, come a tutti quanti. Però se me la dai a 1,99 ci può stare,
30 mega non sono poi pochissimi. Allora, se ci può stare un mobile che te li propone a 12 euro, non vedo perché non ci può stare Team. E ho anche i video in streaming in modalità SD/HD. Poi bisogna vedere, se avete già un'opzione attiva, vi lasciano andare lo streaming anche in alta definizione. Così dovrebbe essere, come anche nell'opzione dei dati illimitati e tutto. Se no, avete comunque una visualizzazione discreta. SD fa un po' schifetto, però diciamo, si possono vedere anche in streaming in qualità minimale. Sto parlando di streaming come Netflix, però invece 30 mega secondo me upload e download sono comunque almeno l'upload, non lo so se è stile medioevale 576, forse no, forse si riesce ad andare a 30, non è stato ancora dichiarato, però a 1,99 i 30 mega, se poi c'è l'upload 576 lì dobbiamo beccarci il medioevo, è ok? E la velocità di streaming, che potrebbe essere in HD o normale per chi ha già un'opzione, o non, o in SD per chi non ce l'ha, però secondo me poi bisogna valutarla nel complesso, è comunque un'operazione secondo me da fare, consigliata, azzeccata, una bella mossa. A me piacciono queste opzioni a basso costo con dentro i 50 giga 2-3 euro, così le tariffe che costano meno, cioè a me è questo che mi piace, no? È questo che io voglio, è quello che manca, cioè Iliad ha tutto meno queste cose qua, no? Team ha queste cose qua meno tutto il resto, quindi cioè bisognerebbe incrociare le due cose, no? Fonderle per fare l'operatore perfetta, no? Voglio dire, però è un'opzione comunque che secondo me può essere un segnale di svolta anche di Team. Un'altra volta già c'è la White, quella da 9,99, da 5,99 con i 500 giga, quella è un fiore all'occhiello, e adesso abbiamo questa qua. Questa qua è furo perché ti aggiungi 50 giga, molto interessante, molto interessante. Cosa che non mi piace, limite di banda, ovviamente sono solo pregi, limiti di banda, l'SD lì nello streaming, ma soprattutto il fatto che non gliela dai a tutti, no? Gliela devi dare solo ai clienti selezionati. Ecco, vedi qua torniamo alla mentalità del vincolo, alla mentalità nascosta, alla mentalità ancora che non ha imparato la lezione di Iliad, no? Che è più trasparente. Faccio un'opzione, la do a tutti. Devo fare un'opzione, la do a 20 milioni di clienti, gliela do a 5 milioni. No, gliela do a tutti. Darla a tutti. Cioè, cosa serve darla a 10 milioni sì, a 10 milioni no? Che poi piano piano poi arriva magari poi a darla a tutti col tempo, oppure no, non, di solito poi si estende. A tutti no. Quindi anche questa cosa di non darla a tutti, è come dire la portabilità solo verso quei due o tre operatori lì. Ecco, questa è un'altra cosa che non mi piace. Ecco, questi sono i punti deboli, diciamo, dell'opzione. Tutto il resto, secondo me, è molto interessante. Allora, tanti si diranno perché non una tariffa con 100 giga direttamente a 5,99 o a 7,99 senza dare l'opzione in più. Beh, molto semplice, voi pagate l'opzione 50 giga, no? Non li consumate tutti, non prendete quell'opzione lì, e Team risparmia, nel senso che darvela a quel costo per Team è comunque tirare la cinghia, anche se guadagni un minimo, proprio un minimo, no? È un servizio più che altro, però guadagni anche un minimo sulla quantità. Se la fanno 2 milioni ha un guadagno, se la fanno in 1000 no. E quindi io ti do a 5,99 la tariffa con i 50 giga, che di solito non li superi. Se li superi, a quel punto ti aggiungo, ma se ti do già i 100, poi tu non me li consumi e te li devo dare a basso costo perché devo stare sotto gli 8 euro, io preferisco dartene 50 con i 5,99 e poi aggiungere se consumi. Poi un discorso un po' articolato, ma che fa tornare sempre i conti nelle loro tasche, in poche parole, no? Perché comunque è un prezzo molto basso. È per quello che per logica non vi danno la tariffa già con i 100 giga dentro. Ecco questo, perché tanti si domanderanno questa cosa qua. Chiudo il video con una miriade, ma mi sono arrivate veramente una miriade, e vi ringrazio, di due domande su tutte, perché poi non facendo le live in questo momento, la prima live, poi ne parliamo insieme, e penso che sia già settimana questa, ve lo dico a sorpresa, oppure ve lo dico qualche giorno prima. Sorpresa magari non viene bene, perché poi magari qualcuno non lo sa, ve lo dirò. Allora, Iliad o Win3, cioè tantissimi mi chiedete se è uno o l'altro. Iliad per me, ecco, questa è una cosa che mi state chiedendo in tanti, se passare da Iliad a Win3 oppure no, no? E quindi questa era una delle domande che mi viene fatta di più. L'altra è, Iliad nuove tariffe quando? Beh, allora,
È tanto, è troppo adesso che non fa tariffe. Al di là che uno vuol tenere poche tariffe e aspettare, però io consiglierei a Iliad, al di là della mentalità bella, la trasparenza del prezzo, va bene Iliad, crescono i clienti, va bene. Però è ora di mettere sul mercato qualcosa, no? Perché dopo questa figura, diciamo, un po' meschina di non aver dato, di non continuare a dar niente da quando è iniziato il cambio, da quando è iniziata la crisi infinita, e non hanno fatto niente, hanno dato 20 giga, hanno dato i 10 giga, però insomma sono stati quelli più sparagnini. Adesso ci si aspettano nuove tariffe, ovviamente, no? Perché già quello è stato un punto negativo. Adesso si aspettano queste tariffe nuove perché tanti le vogliono. Io sinceramente non sento questa necessità, anche se una tariffettina da 80-100 giga con i minuti limitati io la metterei sul mercato, è quella che arriverà. Sicuramente arriveranno delle tariffe bomba, ve l'ho già detto, saranno tariffe forti che compenseranno tutto questo periodo di ferma, però te le fa aspettare, se le fa aspettare. Al momento che cosa vi devo dire? Non ci sono notizie, anche perché domani, Iliad è così, domani mattina ti trovi la tariffa sul sito. Adesso ti trovi Paolo Guala che ti dice ciao e grazie come sempre. Ciao!